Basa del Lille, 32 anni, fino a una settimana fa praticamente dato per preso, poi però che è successo? Secondo bisogna... te che è successo? Un cambio di strategia, un cambio di strategia, perché a fronte di una cessione notevole come potrebbe essere quella di Benatia, a quel punto si potrebbe, direttore potrebbe propendere verso un duplice acquisto nel ruolo, andando su due calciatori magari con meno esperienza, diciamo con la giusta esperienza ma non così così anziani, insomma. Comunque Basa porta con sé 32 anni, insomma è un giocatore di un, potrebbe andare su qua dei giocatori un po' più costosi, diciamo, fare degli investimenti un po' più importanti. Più importanti, diciamo, no? Perché comunque Basa rappresenterebbe la chiusura di un mosaico, la chiusura di un mosaico, quello difensivo, diciamo, no? Però non sarebbe la prima scelta. Certo. Sarebbe... chiuderebbe un po' il cerchio, sì, ma dei non difensori, sarebbe no. La pietra. Anche se a livello tecnico posso garantire che tra Benatia è assolutamente affidabile, tra le altre cose è un giocatore comunque internazionale. Ribadisco questo perché l'aspetto di questo aspetto è qualcosa che sul quale Sabatini si sta concentrando, sta considerando molto, diciamo. Ma noi vi avevamo lasciati prima di, insomma, di sentire Speed of Sound e Coldplay con una promessa, ovvero quella di parlare di un altro giovane talento del calcio francese, anche lui in forza al Paris Saint-Germain, anche lui come Coman, che poi di cui avevamo parlato e che poi è finito alla Juventus, è in scadenza di contratto. La Roma sembrava in vantaggio rispetto, si diceva, a Milan e Inter per la sua acquisizione, ma cosa potrebbe succedere? Cioè, il Paris Saint-Germain, secondo te, si priverà anche di lui? Lo troverei molto strano. Rabiot rappresenta uno dei migliori prospetti in assoluto del calcio. Ce lo francese. Descrivi intanto un po', tu che lo conosci. È un centrocampista centrale, un giocatore che ha diverse qualità, conserva diverse qualità. Innanzitutto fisicamente è ben strutturato, è un giocatore che oltre sui 186 centimetri, snello, e conserva delle qualità tecniche notevoli, passo e visione di gioco. È un centrocampista centrale, che in un centrocampo a tre può fare uno dei due interni oppure la regia avanzata di un centrocampo, insomma. Comunque sempre nel nevralgico. Non è un trequartista e non è un mediano, è un giocatore che comunque racchiude qualità, forza fisica, una discreta abilità nel recupero, nel ripiegamento, grande visione di gioco e tanta personalità al cospetto di un'età ancora giovane, insomma. Che lui è un classe 95, quindi insomma con una assodata esperienza. L'anno scorso ha già fatto un campionato pieno nel Toulouse, comunque un campionato di Ligue 1, un campionato duro, e per un centrocampista diciamo che un campionato di Ligue 1 è una pieno, è qualcosa di molto molto importante. Senti Vincenzo, ma io stavo guardando tra insomma su internet informazioni un po' su Rabiot e ho visto che ha avuto, se non sbaglio, anche un'esperienza al Manchester City, è capitato anche da quelle parti, insomma, possibile, no, insomma, Manchester City, quindi evidentemente si è fatto scappare. Ma, diciamo, talento. Che molti calciatori, il Manchester City conserva nei propri vivai tantissimi calciatori di nazionalità francese, diciamo che loro
tesserano tantissimi calciatori per poi vederli perdere nel corso degli anni. Diciamo che il serbatoio delle squadre inglesi è molto vasto e si permettono ingaggi di tesserare dei calciatori i primi in Europa e tra i primi in Europa per poi non seguirli e vederli perdere altrove. Rabiot è uno di questi, è tornato in Francia, sta facendo bene, benissimo. Non credo che possa, qualora dovesse arrivare a Roma, sarebbe un vero e proprio colpo di mercato, perché ripeto, rappresenta uno dei migliori talenti sul panorama francese. Intanto noi vi ricordiamo che qui la festa dell'unità, dopo la Tana dei Lupi potrete seguire un dibattito. Cosa è successo? È partita la musica a palla? No. Ok, andiamo avanti. Ci sarà un dibattito qui alla festa dell'unità all'interno della villa della Casa del Jazz, con ospite illustre il ministro del lavoro Poletti, e alle 21:30, quindi dopo la Tana dei Lupi potete seguire anche la diretta di questo dibattito. E io voglio intanto ricordarvi che anche la Tana dei Lupi tornerà la prossima settimana, saremo di nuovo di lunedì sempre dalle 20, cercheremo di avere sempre ospite qualcuno dei nostri affezionati opinionisti o chi di chi vorrà, anche tra i volontari della festa che ha la fede giallorossa nel sangue, partecipare e chiacchierare un po' con noi, anche perché lunedì prossimo ci saremo levati sto mondiale, quindi potremo parlare esclusivamente di calciomercato. Oggi siamo stati abbastanza bravi perché abbiamo parlato di Roma, abbiamo fatto qualche incursione nel mondiale, però a sto punto l'abbiamo detto, poi è un ottimo modo per temporeggiare. Stasera ci sta la semifinale Argentina-Olanda, mi sono ingoiato un moscerino. Scusate, no, raga, vabbè. Comunque, scusate, evidentemente stavo per parlare male del Brasile e non so, qualche stregone sudamericano mi ha fatto la macumba. Alla luce di quello che è successo ieri, cioè delle 7 pizze che ha preso il Brasile, che cosa ti aspetti oggi? Argentina-Olanda? Sicuramente due squadre più trattenute. Diciamo che è stato qualcosa di tremendo per tutti, di scioccante, quindi tutte le squadre queste due squadre possono partire con qualche timore in più, però diciamo che si affrontano due grandissimi reparti offensivi, che Van Persie e Messi, Robben e Snyder, ne vedremo tanto spettacolo anche questa sera, Tra l'altro si è tanto magnificato le squadre sudamericane, che in questo mondiale hanno fatto molto meglio le squadre europee poi alla fine si potrebbe benissimo prospettare una finale tutta europea, quindi i discorsi stanno a zero. Sì, assolutamente, è rimasta solo l'Argentina, quindi che comunque l'Olanda è la squadra che gioca meglio insieme alla Germania, che sono le squadre che forse meritano di più. Che la giusta finale sarebbe quella, Messi permettendo. Senti, l'ultimissima domanda, poi salutiamo te e tutti gli amici della Tana dei Lupi. Ti aspettavi una Francia in certi momenti un po' remissiva con la Germania? Sì, che la Francia comunque nelle ultime manifestazioni sia europee, mondiale anche, non ha fatto benissimo, manca qualcosa, hanno perso anche qualche elemento come Ribéry, che praticamente era il leader della squadra, portava esperienza, tecnica, rapidità, cambiava completamente gli equilibri
Diciamo che loro hanno pagato enormemente, più di ogni altro, l'assenza di un'individualità. Anche il fatto di aver cambiato negli ultimi 2 anni l'allenatore non ha giovato, che ci sono stati dei contrasti all'interno, non ha un collettivo che poteva esprimersi meglio, e alla fine comunque, ripeto, l'uscita di Ribéry ha portato uno squilibrio, anche una sfiducia interna, perché comunque il giocatore è stato sostituito male, anche che i sostituti da Griezmann, Cabellia poi è rimasto in panchina, non è stato inserito quasi mai. che la sostituzione non è avvenuta, questo ne ha risentito, poi mancano di qualcosa in avanti, perché Giroud, pur essendo un ottimo calciatore, non ha mostrato quell'incisività che si aspettava qualcuno. Allora, con quest'ultima battuta sulla Francia e sul suo mondiale finito ai quarti contro la Germania, noi vi salutiamo, un grazie a Vincenzo Cardillo. Buonasera e grazie a voi. E lo aspettiamo in futuro, anche dopo l'estate, e buon calciomercato. Un grazie a Maxi Morgante, che ci leva le castagne dal fuoco più di una volta. E noi vi lasciamo al dibattito qui la festa dell'unità, ci sarà il ministro Poletti come ospite d'onore e si parlerà ovviamente di lavoro. Un grazie anche da Valerio Valeri, l'appuntamento a lunedì prossimo alle 20 con la Tana dei Lupi, forza Roma. Voci che hai fatto innamorare.